Ai permette signorina, sono il re della cantina. Volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Tu parlavi di sogno, sì, effettivamente questo è un sogno. Parto un po' indietro nel mio ristorante, perché questo mio ristorante, che è da 18 anni che sono qua, è come se fosse un figlio. E questo figlio non mi ha mai tradito. E poco per volta questo figlio l'ho fatto crescere e sono arrivato a un sogno che si è avverato, e sono molto orgoglioso di essere riuscito a fare questa cantina straordinaria, dove ho messo tutto il mio amore, la mia passione di questi anni, 18 che sono qua, più 10 in provincia di Torino. E in questo momento devo dirti che non ho parole, perché sono felice di avere tutto questo benedio di vino sudato con tanti ma tantissimi sacrifici tutti gli anni, imperterrito, tutti i giorni, essere qua presente 13-14 ore al giorno, senza mai mollare mai, senza, sempre facendo credere ai ragazzi che dovevamo crederci, di lavorare bene, di riuscire a trasmettere quello che noi desideravamo ai nostri clienti, sia nel mangiare e anche nel bere, perché come ho già detto prima, su a tavola il vino e il cibo devono viaggiare sullo stesso binario. E questo è un sogno che si è avverato, sono felice, orgoglioso. Tante volte, da 2 mesi a questa parte che ho finito la cantina, al pomeriggio vengo giù mezz'ora e mi giro attorno e non mi sembra vero di quello che ho fatto e quello che ho di questi anni, e dico, com'è possibile che io ho ancora queste bottiglie, ho ancora fatto questo, ho comprato quello, però sono tutte cose che ho fatto e sono felice, e devo dirti che sono anche un po' commosso. Come ti ho detto prima, io mi sento ogni mattina che mi alzo, entro qua dentro, come sto bene, sono felice, e quando il cliente esce contento mi passa anche la stanchezza, no? La sera, nonostante che facciamo 13-14 ore al giorno sempre, a parte il giorno di chiusura, il mercoledì e il giovedì a pranzo, ma gli altri giorni lo facciamo queste ore, io, i miei ragazzi, la mia squadra, la mia famiglia, mia moglie, e quindi è un godimento per me, è una passione che spero di portarla avanti finché ho la forza. Questa cantina della Ciao del Tornamento può oggi contare su circa 60.000 bottiglie contenute nelle 3 distinte cantine, questa in cui ci troviamo è quella storica, che è nata insieme all'edificio del 1931, e poi altri 2 locali che abbiamo costruito a partire da gennaio del 2014 per completare l'inizio di quest'estate, e ospitano circa 1500 etichette diverse, e credo che il numero più importante su cui possiamo essere orgogliosi è che abbiamo circa, su parolo, 80 produttori diversi, di cui abbiamo più cru e molte annate per ogni cru. Questo forse è il nostro più grande vanto. Posso mostrarvi la bottiglia più vecchia che io credo che sia in questa cantina, perché forse ho perso un pochino di riferimenti anch'io, che è un Monfortino del 1934. La cucina prima di tutto è serietà, costanza, detto 1000 volte, tutti i giorni bisogna essere qua, essere sempre presenti, essere sempre sul pezzo. Selezione dei piatti, stagionalità assolutamente, freschezza e abbinamento di sapori senza troppo esasperare esplodere la bocca, secondo me. Quindi una tonalità di gusti sempre costante e piacevole in bocca. E serietà allo stato puro, e il nostro lavoro è quello che ci piace fare, basta farlo con naturalezza e tutto va alla grande. Il nostro cliente tipo è veramente
infinito in questo momento. Negli ultimi 2-3 anni, dalla coppia di ragazzi molto giovani che hanno voglia di scoprire il tavolo, un pochino rosi, che non sanno più di non scegliere, e quindi devi un pochino guidarli ed aiutarli, dalla coppia di persone più adulte, la famiglia, tantissime famiglie abbiamo noi ultimamente, soprattutto la domenica pranzo. Bambini, abbiamo la possibilità di far degustare a tutti quanti la nostra cucina e poi tantissimi stranieri. Anche famiglie complete con i nonni che vengono a festeggiare il loro anniversario, i 50 anni di nozze, un quadro veramente completo. Tanti stranieri, in estate in Nord Europa, quindi queste famiglie con 2-3 bambini belli, gentili, educatissimi, che assaggiano di tutto. In autunno le coppie, i gruppi di amici, soprattutto svizzeri, ma anche brasiliani, tantissimi brasiliani che hanno voglia di scoprire il nostro cibo e il nostro cibo.